Ciao, nel video di oggi, per come promesso nel video precedente, vi farò vedere come realizzare il fiore a 6 petali che ho aggiunto nella borsa Bubble che avete visto nell'ultimo tutorial. Detto questo, andiamo subito a vedere come si realizza. Per lavorare il fiore a 6 petali utilizzerò due colori, però potete tranquillamente utilizzarne soltanto uno. Per la parte centrale utilizzerò il colore giallo, per cui iniziamo direttamente con l'avvio di 4 catenelle. Si potrebbe iniziare anche con il Magic Loop, però per questo fiore andrò a fare 4 catenelle. Per cui facciamo 1, 2, 3 e 4. Poi uniamo, entriamo con l'uncinetto nella prima catenella per unire in cerchio e facciamo una maglia bassissima, per cui se tirate bene le catenelle vedrete il centro, per cui noi dobbiamo lavorare qui in questo centro, per cui faccio una catenella iniziale e qua dentro in questa parte centrale andrò a realizzare 12 maglie basse, per cui 1, 2, 3, 4, vedete, sto nascondendo anche il filo man mano che vado avanti con la lavorazione. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spostate ovviamente le maglie man mano che andate avanti per avere spazio. 11 e 12. Perfetto. E adesso chiudiamo entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassissima. Però no, scusate, la andiamo a chiudere con il secondo colore. Visto che lavoriamo con due colori, entro con l'uncinetto nella prima maglia bassa e chiudo con il secondo colore e passo attraverso le due maglie. Perfetto, il giallo lo posso anche tagliare e iniziamo a lavorare la seconda, o meglio dire il secondo giro, utilizzando il secondo colore. Iniziamo il secondo giro facendo una catenella e poi nella stessa maglia sottostante facciamo due maglie basse. Uno e due. Dopodiché vado nella prossima maglia di base, faccio una maglia bassa. Dopodiché faccio 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nella stessa maglia di base facciamo di nuovo una maglia bassa. In questo modo prepariamo i petali. Dopodiché andiamo nella prossima maglia di base e facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia. 1 e 2. Poi di nuovo nella prossima maglia ancora facciamo una maglia bassa e poi di nuovo facciamo un petalo facendo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi chiudiamo il petalo entrando nella stessa maglia di base facendo una maglia bassa. E così andiamo avanti fino alla fine del giro, finché otteniamo 6 petali. Andiamo nella prossima maglia di base, facciamo 2 maglie basse. 1 e 2. Poi nella prossima facciamo una maglia bassa e facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi nella stessa maglia di base una maglia bassa e già abbiamo 3 petali. Poi nella prossima maglia facciamo di nuovo 2 maglie basse e così via.
la prossima ancora una maglia bassa, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi chiudiamo entrando nella stessa maglia di base e facciamo una maglia bassa. Dopodiché andiamo nella prossima maglia e facciamo due maglie basse. 1, 2. Nella prossima maglia ancora facciamo una maglia bassa. Facciamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiudiamo entrando nella stessa maglia di base, facciamo una maglia bassa. Dopodiché, nella prossima maglia facciamo due maglie basse. 1, 2. Abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5, ci manca un petalo, per cui andiamo nella prossima maglia di base e facciamo una maglia bassa, facciamo le 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andiamo nella maglia sottostante, facciamo una maglia bassa e poi chiudiamo entrando con l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio del giro facendo una maglia bassissima. Ecco, è praticamente abbiamo preparato i nostri petali. Adesso passiamo al terzo giro. Da ora in poi dobbiamo lavorare all'interno delle 9 catenelle che abbiamo fatto precedentemente. Per arrivarci, andrò nella prossima maglia di base, faccio una maglia bassissima e poi entro direttamente nell'arco nello spazio che si è formato facendo le 9 catenelle. Iniziamo facendo una maglia bassa, mezza maglia alta, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso spazio continuiamo facendo sempre 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi facciamo una mezza maglia alta e finiamo il nostro petalo con una maglia bassa per avere una cosa del genere. Poi l'ho andata a sistemare ovviamente. E adesso per spostarci nell'altro petalo andiamo a fare due maglie bassissime in queste maglie qui. Per cui vedete, entriamo qua con l'uncinetto, facciamo una maglia bassissima. Andiamo nella prossima maglia ancora, sempre una maglia bassissima. E così siamo vicini al nostro petalo e facciamo lo stesso che abbiamo fatto qui. Per cui vi faccio vedere un'altra volta quello che ho fatto qui. Dopodiché ovviamente potete farlo tranquillamente anche da soli. Per cui entriamo nello spazio e facciamo una maglia bassa, mezza maglia alta, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dopodiché 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo 7 maglie alte, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Poi facciamo una mezza maglia alta e finiamo con una maglia bassa. E così abbiamo concluso il secondo petalo. Vi ripeto, per spostarci nell'altro petalo andiamo a fare due maglie bassissime. Per cui facciamo una maglia bassissima in una maglia di base, poi nella prossima di nuovo. E così via. Andate a ripetere quello che avete visto fino adesso in ogni petalo e noi ci vediamo alla fine per farvi vedere la chiusura. Ed eccomi, il fiore ormai è terminato. Andrò a chiudere entrando con l'uncinetto in questa prima maglia del giro. E farò una maglia bassissima. Poi faccio una catenella, posso anche tagliare il filo. Ok, il fiore si presenta così. Ovviamente bisogna sistemarlo, bloccarlo e nascondere ovviamente le codine. Potete utilizzarlo per qualsiasi progetto, per come avete visto io l'ho aggiunto come decorazione alla borsa Bubble. Se non l'avete visto il video, vi lascerò il link sotto nella descrizione del video. E niente, spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farle pure nella sezione commenti. E io vi do appuntamento come al solito al prossimo video tutorial. Ciao ciao!